È stata veramente una tragedia perché comunque non riuscivamo a crederci, soprattutto io ero in camera con Mattia Cassani che era molto vicino a Davide Astori e veramente siamo rimasti male. E appena saputo questa notizia, comunque la squadra era scioccata e abbiamo deciso tutti quanti, comunque non sembrava giusto e abbiamo trasmesso il messaggio alla società che comunque per rispetto della famiglia era giusto non giocare e credo che si è fatto, diciamo che la Lega abbia fatto una bella scelta nel senso di annullare tutte le partite per rispetto di nuovo alla famiglia e credo che in questi momenti qua bisogna stare veramente vicino alla sua famiglia, alla sua moglie, alla sua bambina che purtroppo hanno perso un papà. Ma al di là del papà hanno preso pure un giocatore che era veramente forte e che aveva fatto una bella carriera. Mi dispiace per i tifosi che hanno fatto il tragitto, ma in questo caso veramente la causa era una cosa, diciamo, in questo caso era doveroso annullare tutte le partite perché purtroppo, come ho detto prima, è una tragedia che ha scosso tutti noi. Noi comunque ci eravamo preparati per giocare con lo Spezia, poi più o meno. Diciamo che è lo stesso modo di quello che abbiamo fatto sempre, perché abbiamo giocato 3 giorni prima, quindi ci siamo preparati per giocare e non siamo riusciti. Poi durante la settimana, nel senso che abbiamo sempre fatto le settimane che abbiamo fatto in passato, allenandosi bene da parte di tutti, stando concentrati. Poi purtroppo è successa di nuovo questa tragedia. Noi, il mister ha fatto una bella cosa dando un giorno libero a tutti quanti per staccare, perché come ho detto prima siamo veramente rimasti scioccati e quindi abbiamo ripreso ieri l'allenamento. Credo che sia un gesto bellissimo da parte di tutti. Noi abbiamo fatto sta cosa a nome della società, della squadra, di tutti quanti. Io ero rappresentante con Mikai, siamo andati a trovare questa famiglia che in questo momento ha bisogno un aiuto per questo ragazzo qua che è stato veramente sfortunato. Sicuramente sabato deve essere anche un modo di ravvicinare i nostri tifosi, la nostra gente con questi casi qua per poter dare una mano, perché credo che sia importante dare una mano. Sabato è l'occasione giusta per aiutare questa famiglia che ne ha veramente bisogno. Io l'ho vista da vicino e purtroppo anche in questo caso è una tragedia che in questo caso un ragazzo giovane ha subito un incidente e ha bisogno delle cure per rimettersi. E credo che conoscendo la passione di questa gente, della gente barese, sicuramente darà una mano e noi faremo di tutto per dare una mano. Più che riscattare il 2-2 dell'andata, noi dobbiamo pensare a una cosa, noi dobbiamo proseguire il nostro cammino perché a questo punto della stagione non possiamo più sbagliare, credo che abbiamo sbagliato talmente tanto che ormai pensare al passato non ha senso. Sicuramente abbiamo un'occasione importante sabato, pur sapendo che la Pro Vercelli sono 6 partite che comunque non perde. Se noi pensiamo che la possiamo risolvere con leggerezza, sbagliamo veramente di brutto perché ogni volta che abbiamo pensato troppo facile, abbiamo subito un paio di gol e abbiamo sbagliato partita. Quindi sicuramente sarà una partita veramente difficile, ma più che altro per il nostro cammino della stagione, no? Per il fatto di riscattare il 2-2, lo sappiamo tutti com'è andata. Purtroppo non ci possiamo fare nulla, quindi è andata così. L'unica cosa è sicuramente sarebbero fondamentali vincere. Io credo che in questo momento sia uno degli avversari peggiori che ci possa essere. Uno perché posso già capire che sicuramente tutti quanti intorno a noi penseranno che sarà una partita facilissima e che andando a Bari perdi in automatico. Ma io credo che non sarà proprio così, perché intanto c'è come si chiama, la Pro Vercelli arriva da 6 partite, che comunque sta facendo bene, ha fermato pure il Palermo. Più che altro sta prendendo pure pochi gol e quindi una squadra che avrà bisogno di punti per salvarsi. Bisogna vedere, bisogna capire il modo in cui verranno a giocare qua. Poi magari se hanno la voglia di lasciarci spazi sicuramente potremo farli male. Invece se staranno tutti dietro e faranno solo fase difensiva sarà più complicato. È difficile per tutte le squadre ragazzi, non è che sta aspettando il Bari, è difficile per tutti perché
E credo che ne abbiamo la conferma tutte le settimane, perché ci sono risultati, ti sembrano strani, ma purtroppo ci sono quelle in fondo alla classifica che vincono contro magari squadre che sono nei playoff o viceversa. Comunque è difficile, ma io non darei scontato per nulla, né quelle che stanno in fondo che si devono salvare, né quelle che stanno in questo momento in alta classifica. In questo momento magari hanno un paio di punti di vantaggio, ma non sarà neanche per loro facile raggiungere la promozione. Ma questo discorso vale anche per i playoff. Sicuramente adesso ne vediamo anche il Perugia, comunque si è rimesso di nuovo nei playoff, che sembrava una squadra un po' spacciata, invece sta lì. E quindi da qua alla fine sicuramente ci saranno delle sorprese incredibili. Noi l'unica cosa è che dobbiamo pensare soprattutto a stare tutte le partite sul pezzo, in cui non possiamo veramente sbagliare, perché l'andata, abbiamo visto anche inizio il girone di ritorno, che purtroppo appena non sei in giornata sei punito da qualsiasi squadra.